Per i 5 Stelle l'incarico alla Casellati non modifica la situazione, resta la proposta alla Lega o al PD di un contratto di governo. Siano gli altri, dicono dal Movimento, a risolvere le proprie contraddizioni interne. Alessandro Gamberi. L'orizzonte è breve fino a venerdì per mettere tutte le carte sul tavolo. In queste ore i rapporti tra Di Maio e Salvini sono al minimo, ma il dialogo con il leader della Lega resta aperto. Per il Movimento però il quadro non cambia. Se l'obiettivo del colloquio con la Presidente del Senato è quello di verificare l'esistenza di una maggioranza con tutta la coalizione di centrodestra, i 5 Stelle ribadiranno quanto già detto al Presidente Mattarella, cioè che un governo assieme a Silvio Berlusconi non è una strada percorribile perché Berlusconi rappresenta il non cambiamento. Ringraziamo il Presidente Mattarella per questa occasione che ci sarà utile per fare chiarezza. L'Italia ha urgente bisogno di un governo del cambiamento e noi metteremo i temi fondamentali che ci hanno fatto prendere 11 milioni di voti, lotta alla corruzione, reddito di cittadinanza, abolizione di tante leggi che rendono invivibile la vita dei nostri imprenditori. Un passaggio importante questo, nella speranza che la pressione sia soprattutto su Salvini, che l'occasione lo spinga a fare quel passo per staccarsi da Berlusconi, perché il Movimento prosegue contemporaneamente i tentativi di dialogo con il Partito Democratico, anche alla luce dei 3 punti concreti lanciati ieri dal segretario De Martina, perché la convinzione del Movimento resta quella che una trattativa debba partire dai temi, con il comitato scientifico che prosegue il lavoro per valutare le possibili convergenze sui programmi.